12 cavalli chiusi in una stalla senza cibo e senza cure da venerdì mattina. Nella mattinata di sabato 13 aprile, a Colleretto Castelnuovo, presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica L'Equiseto, sono intervenuti i carabinieri di Castellamonte, Quarnier e la Forestale, chiamati dai proprietari dei cavalli situati all'interno. Da venerdì mattina, intorno alle 9:30, i locali della struttura sono stati posti sotto sequestro su esecuzione del Tribunale di Ivrea ed è stata messa una catena alla porta della stalla, dove all'interno ci sono 12 cavalli, tra cui puledri, una cavalla gravida e un cavallo malato, che non ricevono cure da ieri. I proprietari dei cavalli non hanno nulla a che vedere con la gestione del maneggio, nonostante ciò non possono entrare per accudire le bestiole ed è per questo che hanno chiamato i carabinieri. L'avvocato ha riferito loro che è stata nominata una persona che andrà a nutrire i cavalli una volta al giorno, ma il problema è che sono abituati a mangiare 3 volte e i puledri anche 5. Se i cavalli non hanno il cibo, si nutrono con il fieno, affermano i proprietari, che è lì sul quale hanno urinato, con il rischio di accusare coliche, fattore che può essere mortale per un cavallo. È una cosa inaudita.